Ragazzi, è stato mostrato di recente un nuovo gioco di Bleach. E questa non è una grandissima sorpresa, considerando come sta andando bene l'anime dopo il nuovo corso narrativo degli ultimi anni, e quindi ci sta che vogliano proseguire, calcare l'hype intorno a questo brand. Vediamo subito il gioco e poi lo commentiamo. Wish for strength. If I cannot protect them from the wheel, then give me a strong blade and enough strength to shatter fate. Do you wish to save your family? Just tell me how! I'll do anything! You must become a Soul Reaper. Ok, e questo era il trailer d'annuncio in cui appunto ci hanno mostrato il gioco per la prima volta, non il gameplay se non pochissimi sprazzi. Sappiamo che uscirà presto, certo, ma molto probabilmente non nel 2024, non credo che ce la farà, ma più probabilmente nel 2025. Ma a quanto pare non sono pronti a fornirci una data, una finestra di lancio un pochino più precisa. Ma soprattutto le piattaforme su cui uscirà, quindi PS4 e PS5, quindi anche old gen, Xbox Series X ed S, quindi niente Xbox One, che è una politica di Microsoft che in realtà abbiamo visto spesso in questi ultimi anni, e poi PC, niente Nintendo Switch. Allora, diciamo che dal punto di vista stilistico mi è piaciuto abbastanza quello che si è visto. Per come lo stile, la scelta, le animazioni. Non è che si sia visto moltissimo, e la maggior parte sono cutscene. Quindi, anche se sono in engine, come che ne so, queste scene qui, che sono palesemente in engine, però sono cutscene, non è durante il gameplay, ecco. Però mi piace lo stile che hanno scelto. Invece, per quanto riguarda i combattimenti, che se ne sono visti veramente pochi e solamente a sprazzi e nella parte finale, si vede veramente poco. Si vede veramente poco. Quindi difficile, difficile dare un'opinione. È molto spettacolare, ci sono un sacco di effetti particellari, effetti speciali, che enfatizzano molto le abilità, gli attacchi, a meno che questo non sia voluto proprio per una questione di trailer. Quindi da questo punto di vista dovremmo sicuramente aspettare. Come dovremmo aspettare per vedere il roster dei personaggi, perché ci hanno presentato solamente il gruppo protagonista di amici di Ichigo e un paio di Shinigami, Byakuya e il tizio col serpente, non mi ricordo come si chiama. Ah, e ovviamente Rukia Kuchiki. Quindi anche da quel punto di vista dovremmo vedere un attimo. Quello che mi sembra di capire, e che un po' guardando online dovrebbe essere così, ed è un peccato,
è che il gioco è un picchiaduro arena, quindi non ha una vera e propria storia, non c'è la possibilità di rivivere la storia dell'anime, almeno da quello che sembrano essere le informazioni che abbiamo in questo momento. Ed è un po' un peccato. È vero che è talmente lungo che ci vorrebbero più giochi, perché se no bisogna comprimere molto e riassumere molto una storia che è vero che ci sono tantissimi filler nell'anime, però comunque è abbastanza lunga. Che poi guardando bene il trailer si nota come quello che ci viene mostrato sono proprio le prime stagioni di Bleach, l'inizio di Bleach, quindi la parte in cui lui riceve i poteri. Il fatto che i personaggi, per esempio Ichigo, questo qui è quello iniziale, lo stesso Sado ha solamente il braccio destro, almeno viene mostrato solamente il braccio destro. Quindi tutti i potenziamenti che riceveranno andando avanti sembra che non ci siano o che potrebbero non esserci. Questo è il combattimento con Byakuya. Quindi anche qui è da vedere poi come la gestiranno. Io continuo ad augurarmi che ci sia una storia, che ci sia una campagna, una modalità storia che ci permetta di rivivere quantomeno gli eventi più importanti dell'anime e poi vedere quanto è profondo il roster dei personaggi e vedere a che punto arriveranno, perché magari poi al lancio sarà solamente, che ne so, fino a la Soul Society, poi sarà fino agli Arrancar, poi sarà fino alla fine, adesso addirittura con la Guerra dei Mille Anni, con i personaggi della Guerra dei Mille Anni. Quindi bisogna un attimo vedere se rilasceranno DLC, se ci sarà un roster bello ampio. Al momento non c'è neanche la pagina di Bandai Namco. Sì, praticamente c'è scritto la stessa cosa che era sulla pagina di Steam, cioè nulla. Quindi anche sulla pagina di Bandai Namco non ci sono informazioni più dettagliate, se non scegli il tuo personaggio preferito e usa le sue abilità uniche, sfrutta le abilità speciali di ogni combattente, eccetera. Anche un attacco singolo può decretare il destino del tuo avversario, certo. Più la situazione è disperata, più la tua potenza cresce. Ok. Quindi potrebbe esserci una meccanica che tipo nei Naruto Shippuden, che quando si arriva all'ultima barra della vita si può attivare, o quasi in prossimità, si può attivare la Ultimate, che in questo caso potrebbe essere il Bankai di Ichigo, per esempio, ed avere un tempo limitato per poterlo sfruttare. Poi, nel momento in cui ci arriverà l'avversario, avrà anche lui questa abilità speciale, che poi per altri personaggi non è necessariamente il Bankai, ma le proprie abilità. Potrebbe essere una cosa del genere. Certo, ci servono maggiori informazioni, perché visto così sono molto contento di quello che ci hanno mostrato. Come detto, mi piace lo stile, sono contento che Bleach torni con un nuovo gioco su console dopo diverso tempo. L'ultimo era uscito per PS3 ed Xbox 360, quindi sono passati diversi anni. E staremo a vedere, ragazzi. Quindi quando uscirà il primo gameplay trailer saremo qui a commentarlo, perché è anche una delle cose più importanti di questo gioco da vedere, da scoprire, e poi sperando che ci sia un qualcosa di modalità storia, qualche modalità in più rispetto ai combattimenti in un'arena, uno contro uno, due contro due, mo come saranno strutturati ancora non lo sappiamo. Comunque, ragazzi, fatemi sapere la vostra, io vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo in un prossimo video.